Sono già passati 50 anni. Sembra ieri quando ci siamo incamminati su nuovi sentieri per arrivare all'arte. Cinema, musica, teatro, danza. Un viaggio bellissimo. Niente di simile si era percorso prima. Dopo tanto vagabondare per la città, il cuore del Dams ha trovato casa in questo palazzo, un tempo chiamato il Cremlino di Bologna, nelle cui stanze si organizzava la Fondazione Gramsci e nelle cui soffitte operava la redazione dell'Unità, tanti pugni alzati come rose rosse. Della sua storia potrei farne un romanzo, potrei raccontare le sue antiche vicende attraverso segni da decifrare e segreti da svelare. Tutto iniziò quando cessò l'amicizia tra due grandi famiglie bolognesi. Il potere guastò il loro rapporto ed esse finirono per demolirsi vicendevolmente i palazzi. I nostri, i Marescotti, alla fine vinsero la causa e si presero dalle macerie degli altri, i Bentivoglio, il dovuto trofeo di guerra, il grande portone che ancora qui si vede. La vittoria e il trafugamento, tuttavia, non bastarono loro per ricostruire interamente la facciata, ancora oggi rimasta incompiuta. Dentro, dietro a essa, si nascondono in realtà tesori su tesori. Ma state attenti, tutto all'interno è illusione, messa in scena di un prestigioso regista, Gian Giacomo Monti, che riuscì a dare sostanza ad un sogno effimero, ad eternare una stirpe presto scomparsa, a creare lo spazio dove lo spazio non c'era. Il grande scalone, grande non è. E il salone? Allegorie e simboli da ogni parte, tutti da decodificare. Rimandi nascosti, a noi incomprensibili. I due fratelli Rolli intrecciarono i pennelli per creare l'elogio dell'antica dinastia, la vera sapienza e la gloria dei principi, che tengono un obelisco incoronato dalla fama, sirene e cartigli, corone e libri. Nelle volte delle altre sale, una sfida artistica riecheggia da secoli. Il Canuti grida «barocco», il Franceschini risponde «classicismo». Queste mura parlano infine di una storia di famiglia. L'ultimo Marescotti accolse in casa come fossero figli suoi, il nipote Filippo Aldrovandi e sua moglie Elena Pepoli. Lo vediamo ancora nel soffitto del loro appartamento privato. L'aquila che protegge il neonato Giove mentre è allattato dalla dea Fortuna. Lo zio che concesse al nipote la gloria della casata mentre negli stanzini più intimi e segreti la giovane Elena si preparava come una regina sotto la chioma di Berenice. E oggi questo palazzo, con la sua intricata storia, accoglie una nuova famiglia fatta di studenti e professori. I giovani che qui assimilano dai vecchi e imparano, come nel mio romanzo, a guardare nel buio e nell'ombra, attraverso i riflessi degli specchi, attraverso gli inganni. Quanti se ne trovano oggi? E quante rose essi ammirano sui soffitti, rose che non sfioriranno mai, finché essi sapranno conoscere e pronunciare il loro nome.